una discreta occasione per la formazione di casa, che sta tentando di pervenire al gol del successo. Ed è rete! Un golazzo di testa! Bomber Marino, che arriva fin sotto la nostra postazione ad esultare quando siamo al 32esimo. Un colpo di testa. Mister, una importantissima vittoria contro una forte squadra, la Deliese. Parliamo però degli ultimi minuti, cosa è successo? Sì, diciamo c'è stata una reazione di Obin all'ennesimo della partita, all'ennesima gomitata, all'ennesima fallo a palla lontana che subisce questo ragazzo, e lui ha perso la testa sbagliando, perché non doveva reggere in quel modo, perché ha rischiato di compromettere la nostra gara, ha rischiato di far sospendere la partita. L'arbitro però è stato molto lucido e ha detto che voleva che si tranquillizzasse la situazione per poi ricominciare. Che dire, penso che la vittoria sia meritata, anche perché in virtù del fatto del palo, del rigore sbagliato, del rigore abbiamo fatto una grossa ingenuità, perché siamo caduti nel tranello degli avversari, perché il rigore per noi non si può battere un rigore dopo 10 minuti, perché chi lo batte passando il tempo cresce di più la responsabilità, e non va bene andare a rispondere a chi cerca di stuzzicare, a chi cerca di... Su questo dobbiamo crescere, su questo lunedì all'allenamento parlerò tantissimo, perché noi non possiamo sciupare tutto di quello che di buono facciamo perché per rispondere a una parola che ci dicono, non esiste proprio. Francesco Api, quante volte lo abbiamo intervistato, grande giocatore, grande allenatore, oggi nelle file della Deliese, era di scena qui sul terreno di gioco dello Stadio Comunale Saverio Spinella in Melito Portosalvo, una bella partita maschia, grintosa, gagliarda, con un bel mordente. Sì, sì, dispiace per andare a casa senza nemmeno un punto, il rammarico più grosso oggi di questa partita, perché poi devo fare solo oggi, veramente ho ritrovato la mia squadra, ho visto la squadra che rispecchia la mia persona, hanno lottato fino alla fine, e non era facile oggi venire qua, giocavamo contro un avversario forte, adesso è prima, è onore a loro, hanno vinto, chi vince solitamente si dice che ha sempre ragione. Io vado via con la mano in bocca, già venivamo qua con 7 assenze, avevo 11 giocatori contati, dispiace aver giocato questa partita a mercato chiuso, perché poi in settimana sono andati via elementi che da martedì vestiranno altre maglie, avevamo qualche infortunio, quindi ripeto, chi ha giocato oggi ha onorato la maglia della Deliese, e mi ha reso fiero perché hanno dato l'anima in campo, e quindi mi dà i presupposti per continuare e andare avanti.